per intervenire. Se c'era il sindaco Pucci, amico del Zingaretti. Eh? No, il sindaco Pucci è meglio non farlo intervenire, perché sennò fa un comizio. La parte dei problemi comunque comuni lo possono risolvere, nel senso che noi abbiamo un territorio di 28 chilometri quadrati e l'abbiamo perimetrato nel 2007, allora c'era anche Angelo, abbiamo fatto 10 nuclei, dei 10 nuclei noi abbiamo fatto 4 varianti speciali che sono state adottate, stanno in regione per tutti i pareri. Andiamo verso l'adozione e nel dare l'incarico della quinta, la sesta variante, andiamo verso l'adozione della quarta, la quinta, la sesta variante. A quel punto noi diciamo che il territorio di Roccaiola, tenendo presente che tre quarti del bosco che non è edificato, diciamo che in gran parte lo saniamo, se loro però applicano la norma della doppia conformità. Chi è della procura? Questa cosa risolve un sacco di problemi a tutte le amministrazioni comunali, cioè chiedete pure voi alla regione, certo, questo non chiede solo l'opposizione. No, io dicevo infatti. E poi questa sentenza invece può essere utile, perché scusa, no? perché arriva la procura? Perché sicuramente voi su quelle 88 pratiche, quante so, avete fatto il diniego. Cioè gli uffici del comune hanno fatto il diniego. E quindi facendo il diniego l'avete comunicato alla regione e alla procura della Repubblica, così come prevede la legge. Perché se voi aveste fatto come ha fatto Roma, che non ha comunicato dinieghi a nessuno, stanno tutte lì. Quindi la procura non interviene, non per dire. Non è che è così ironica questo genere. Quindi la procura è intervenuta a seguito del fatto che questa sentenza, secondo me, invece consente intanto di. Se io fossi sindaco, se mi prenderei questa sentenza e scriverei al procuratore e dire guarda che c'è il consenso, forse dobbiamo rivedere queste pratiche, dobbiamo rivedere una prima, perché è intervenuta questa sentenza del Consiglio di Stato. E intanto prendo un po' di tempo per cercare di bloccare. Ma credo che un potere legislativo possa comunque obbligare nessun comune a fare un debito del bilancio, no? Perché nel momento esatto che ti chiedo di demolire dell'immobile, tra l'altro. Ma demolire non c'hanno i soldi, quindi non c'è nessuno. Beh, diciamo. I da Zingaretti. Zingaretti, ma non esiste. Beh, in fondo, per qualche poro Cristo che chiami da mezzo, no? È stato, primi, tanto per far vedere stato che. Messo un fondo che è un prestito. Sì. Dove i comuni vengono. C'è sempre stato un fondo di donazione. Io quando io ero assessore l'ho utilizzato il fondo di donazione, ma abbiamo scelto alcune cose specifiche. Ad Ardea, dove c'era la donazione sulla spiaggia, e a San Felice Circeo, dove c'era da abbattere gli ecomostri che sto realizzando 40 anni sulla scogliera del Monte Circe. Quello è chiaro che là non si poteva costruire, no? E quindi che bisognava abbatterli. E noi siamo intervenuti lì, cioè quei soldi io l'ho dato, li abbiamo assegnati ai comuni che avevano situazioni particolari come queste. Cioè noi abbiamo dati, anche perché sono pochi, cioè per fare un abbattimento quanto serve, non è che... Cioè, per farlo così, con i numeri che insomma vengono raccontati. Scusi, professore, posso fare la domanda?